credermi o non credermi, ma io so esattamente chi ti sta seguendo. Quel numero che ti ho appena dato è il numero della targa della macchina che ti sta seguendo. E so che ti sta seguendo. E tu chi saresti? Non mi dire che lavori con loro. La macchina parcheggerà davanti all'Upper Bar e farà una strage. E noi dobbiamo fermarli, perché apparentemente cercano te. Ok, sta per succedere. No, sta per succedere, ok, dobbiamo fare qualcosa. E la pistola me la poggia sul petto e mi dice: prendi la pistola, ragazzo. Cosa? Sono dei robot? Perché? Perché mandare robot? E poi sono fatti così bene, non, sicuramente non sono stati prodotti da questa cittadina, da Callistar, insomma, dalla periferia. Non è possibile. E sono troppo di manifattura buona, nessuno manderebbe dei robot così costosi qui. È esattamente quello su cui sto investigando, ragazzo. Al vecchio acceleratore di particelle. E notiamo immediatamente che questa struttura è abbandonata da molto tempo. La vegetazione ormai si è mangiata tutto quello che poteva e il tempo ha fatto il resto. Abbiamo un rumore metallico piuttosto forte, quasi come se due grosse barre di ferro sbattessero tra di loro, alcuni cricchettii di ingranaggi che si muovono e poi vediamo un fascio di luce luminosissimo, bianco, che ci invade completamente e ci ingloba. Ok, mi risveglio. Spero l'ultima volta, non per sempre perché sennò vuol dire che muoio, però l'ultima volta che mi risveglio nel loop. So esattamente quello che devo fare. Devo intercettare quell'uomo prima di arrivare all'Upper Bar. E gli spiegherò nuovamente da capo tutta la situazione, sperando che mi creda. Questo, perlomeno, è il piano. Arrivo molto rapidamente all'Upper Bar e cerco con lo sguardo... come si chiamava? Clifford? Cliff, come si chiamava? Clifford, ok. Il signor Clifford, alla cassa 5. Arrivati all'Upper Bar, non entro nemmeno e non saluto nemmeno Sara. Rimango fuori, in disparte, e cerco di anticipare gli eventi, quindi cerco di andare incontro a Clifford. Lo incontro, riesco ad arrivare nel punto preciso in cui l'avrei incontrato normalmente e ovviamente lui non sa minimamente che io sia. Quindi ogni volta che il loop ricomincia, tutti si dimenticano tutto. Gli rispiego con molta foga tutto quello che ho da dirgli. La difficoltà è 5. Facciamo 5, 4 è un po' troppo poco. Ho fatto 1, 2, 3. Non mi crede. Non bene. Ok, ascoltami. So che non mi conosci, io sono Eric, piacere, però so esattamente quello che sta per succedere. Io ho delle visioni, io cerco, vedo il futuro, insomma, mi sono svegliato parecchie volte, abbiamo già avuto questa discussione. Dobbiamo andare alla centrale di accelerazione di particelle, quello abbandonato. Presto, il loop sta per ricominciare. Ragazzo, tutto a posto? Tutto bene? Hai bisogno di un dottore? Guarda, conosco una clinica... Poco più in là. Adesso, per favore, mi dispiace, ma devo andare. Sono inseguito dai miei problemi. E dopodiché mi sposta con una mano e va verso l'Upper Bar. E io non so come fermarla. panico totale. Eric va completamente nel panico. Non è stato così chiaro e così bravo a spiegare la situazione. In questo caso cosa potrebbe fare? L'unica cosa plausibile da fare è una cosa molto intelligente, molto studiata e sicuramente non pericolosa. Vado da solo a combattere il crimine alla centrale nucleare, no, la centrale particellare abbandonata. È un buon piano, no? Prendo il primo taxi che riesco a recuperare e una volta sceso dal taxi senza, cioè proprio silenzio di tomba, non dico niente, dico semplicemente che devo portarmi lì, arrivo alla centrale e sono completamente disarmato e quindi niente, sto andando incontro a morte certa, ma voglio scoprire di più, voglio capire cosa sta succedendo e cercare di capire appunto se riesco a risolvere la situazione da solo, dato che non ho buone doti esplicative, questo è chiaro. Così come l'ultima volta, c'è il silenzio, non c'è nessuno e non si sente anima viva. Nessun rumore, la vegetazione ha distrutto completamente tutto e mi intrufolo molto facilmente all'interno della centrale di accelerazione di particelle. Mi ritrovo
all'interno di questa struttura piena di grate di metallo, una sopra l'altra, praticamente piccoli ponti che portano chissà dove, in altre stanze e così via, ed è tutto abbandonato da, sembra, secoli. Non vedo anima viva se non molti graffiti, alcune strutture che cedono e molta molta desolazione. E un'altra cosa che noto è che i miei passi rimbombano da morire. In pratica immaginatevi questo tubo che va in alto, è uno spazio estremamente ampio, tutto di metallo, mobili rovinati ormai da chissà quanti da quanto tempo e soprattutto molto spazio vuoto. Vado avanti, continuo, passo dopo passo e cerco di rimanere il più silenzioso possibile nonostante i miei passi si sentano e rimbombano parecchio, per cercare di capire se non sono l'unica persona, perché se sono l'unica persona allora ho risolto tutto, ma se non lo sono potrebbe essere un problema. Per usare un po' le regole, facciamo che provo a vedere se riesco a sentire qualcosa. La difficoltà è 5 e vediamo se sento qualcosa al netto dei miei passi. 5, 4 e 4, ok. Potrei addirittura abbassare la difficoltà di 1 usando un punto karma per avere un successo straordinario, ed è esattamente quello che farò. Utilizzo un punto karma per avere un successo straordinario, così da superare la prova praticamente 3 volte al posto di una sola con un 5. Mi fermo di soppiatto e cerco di aguzzare tantissimo l'udito per capire se ci sono altri suoni. E riesco a sentire molto lontano dei passi metallici e un leggero borbottio, come se qualcuno stesse parlando, però non riesco a distinguere le parole. Riesco però a capire che non sono da solo. Mi dirigo incurante del pericolo fino a quando non raggiungo un dirupo. Ok, quindi c'è un ponte che si è spaccato praticamente dal tempo, e l'unico modo che ho per aggirarlo è praticamente uscire e fare un'altra strada, ma non ho tempo né voglia, diciamo, ma soprattutto neanche una buona strategia. D'altronde ho sentito qualcosa dall'altra parte, quindi voglio arrivarci il più in fretta possibile prima che questo suono sparisca. Quindi facciamo una bella prova di agilità con difficoltà 5 e vediamo se riusciamo a superarla. Ok, ho fatto 2-1 e un 2, quasi un fallimento critico, quindi non bene. Non sta andando benissimo questa run, però dai, ce la capiamo, Eric è forte. Quindi prendo la rincorsa, cerco di correre il più forte possibile, salto e manco da morire il colpo, quindi cado nella roba sottostante, quindi nel ponte sottostante, facciamo che c'è un ponte sottostante, e mi ribalto, faccio un sacco di casino, c'è un eco della Madonna in tutta la zona, proprio come se qualcosa di pesante è caduto in una grata di metallo, e sento dei passi avvicinarsi, quindi sicuramente qualcuno verrà a controllare, e questo è male. Mi tolgo ovviamente un punto resolve perché ho fallito la prova, mi sono caduto e mi sono fatto malissimo, c'ho tipo tutti i tatuaggi delle grate sulle braccia e sulle gambe, e quindi niente, è andata così. Cerco di rialzarmi abbastanza velocemente e provo a nascondermi, non so bene dove, perché in realtà questo posto è tutto diroccato, però vedo che ci sono magari delle colonne portanti e cerco di nascondermi lì aspettando che arrivi qualcuno. Senza grande sorpresa, in realtà arriva effettivamente qualcuno, e sono gli stessi droidi che abbiamo visto e abbiamo incrociato nel Looper Bar quando sono venuti a sparare e a fare distruzione di massa praticamente, anche se questi robot in particolare, questi androidi particolari, sono molto più tendenti alla robotica rispetto all'umano, e quindi si nota proprio che sono robotici, quindi hanno i pezzi di metallo ancora sulle braccia, e alcune nervature che sono scoperte che in realtà sono fili, e, insomma, cose di questo tipo. Controllano e vediamo se mi vedono, facciamo che sono tipo giusto due pattuglie di guardia che staranno pattugliando chissà cosa, e vediamo se mi vedono con difficoltà 4, perché in realtà è molto semplice superare la prova, sono in una colonna di portante, l'unica cosa che potrebbe farmi scoprire è se faccio rumore. Ok, fortunatamente io non faccio rumore, ho fatto 2 5 e un 2, quindi ok, i dadi non mi tradiscono sempre per fortuna. Bravi dadi, chi è il dado più bravo? Tu sei il dado più bravo? Visto? Lui è il dado più bravo. dopo un po' le pattuglie se ne vanno, guardano un po' in giro, capiscono che non c'è niente da... non è successo niente, semplicemente sarà caduto un mattone o qualcosa del genere, e tornano, e io provo a seguirli.
le seguo fino a quando arrivo ad un portone. Facciamo così, un portone ben sigillato, quindi tipo un caveau della banca, per farvi capire, che è molto strano perché è sì un caveau della banca, però non protegge chissà quale valore, ma fa da porta praticamente a quello che sembra essere un laboratorio o qualcosa del genere. Riesco a intravedere uno spiraglio in cui riesco a appunto intravedere alcuni computer e un laboratorio di questo tipo. Sento dei rumori molto forti di metallo che non riecheggiano granché, quindi rimbombano solamente all'interno della stanza chiusa, però sento questo mormorio che probabilmente è lo stesso mormorio che ho sentito poco fa. Mi avvicino quatto e provo a allarmarmi in qualche modo e vediamo cosa riesco a trovare. Magari facciamo che trovo la cosa più semplice da trovare in un luogo simile, è un bastone di metallo, quindi di quelli rotondi e lunghi, e quella sarà la mia arma di difesa, quindi non sarà chissà che efficace, però è comunque meglio di andare a mani nude. Cerco appunto di avvicinarmi e colpo di scena, facciamo che una mano mi tocca la spalla. In quel momento vado nel panico, cerco di urlare e provo a tirare una stangata, e quando mi giro tiro la stangata, e mi viene presa la stangata, quindi riesco ad acchiappare il tizio che sta dietro di me riesce ad acchiappare al volo la stangata che cerco di darle, la bastonata con la barra di metallo, e vedo che è il mio buon vecchio amico Clifford. Sono molto sorpreso di vederlo e lui mi mette una mano alla bocca tipo tappata per evitare che urli. Mi fa questo gesto, cercando appunto di dirmi di fare silenzio. Dopodiché, piano piano, mi leva la mano, capisce che chi sono e quant'altro. E io gli dico, Clifford, che ci fai qua? Pensavo che non mi avessi creduto. E lui si guarda un po' in giro. Beh, in effetti continuo a non crederti, non so minimamente chi sei e non so come fai a sapere il mio nome. Sta di fatto che, così, per pura sensazione, ho voluto ritornare sui miei passi e provare a vedere cosa succedesse qui, e ti ho seguito. Ovviamente non mi hai notato, però devo dire che quel salto non era male. Peccato già per il fatto delle distanze. Io dico, già le distanze, sicuramente erano le distanze. Comunque, perché sei qui? Non mi hai ancora detto perché sei qui. E lui continua, tipo, beh, dopo tutto quello che mi hai detto, sembrava strano. Sapevi troppe cose per essere uno qualunque venuto dalla strada, e davvero strano, e quindi ho voluto indagare. Ti ho seguito per l'appunto e volevo vedere dove andavi a finire, ed era esattamente dove stavo già indagando, e quindi mi sono ritrovato qui. Tipo, ok, io gli dico, quindi mi aiuterai? Beh, non ho idea di cosa tu stia facendo, ragazzi, non me l'hai spiegato. In realtà non lo so bene neanche io, volevo solo intrufolarmi e capire cosa stesse succedendo. Tra poco, non so bene quando, facendolo segno con l'orologio, praticamente avverrà un'esplosione o qualcosa del genere, anche se so che è difficile credermi, ma ormai non ho nulla da perdere. E lui mi guarda e dice, un'esplosione, eh? Beh, diciamo che in passato ci sono state esplosioni all'interno di questa centrale, però ovviamente di piccola entità, non mi sorprenderebbe, anche se è abbandonato da tantissimo tempo. Però noto del movimento, effettivamente. Non credere che io ti dia corda, ma d'altronde sono qui. Da questo posto ci posso uscire solo in due modi: o dall'entrata, da dove sono entrato, oppure uscendo cercando di capire la verità. E d'altronde non ho neanche io nulla da perdere, stavo investigando esattamente su questo e apparentemente tu lo sapevi. Sono contento che ti fidi di me. Attento, ragazzo, non ho detto che mi fido di te, ho detto solamente che ti seguo. Ok, ricevuto, Clifford, ricevuto. Allora sarebbe il caso che ci intrufoliamo all'interno di quel laboratorio, capire che cosa stanno proteggendo quegli cyborg. Lui mi guarda e dico, sì, beh, sicuramente sì, ma non con un bastone di metallo. O almeno, se tu desideri, puoi usare quello, ma ho una pistola se vuoi. L'accetto con piacere, prendo la pistola e me la intasco, però comunque mi tengo il bastone. Non si sa mai. Non ci sentono, stranamente non ci sentono, non c'è bisogno che tiri. E da qui cerchiamo di capire come fare, come attuare il piano.
Il piano in realtà nella mia mente, spiegandolo anche a Clifford, è abbastanza semplice. Cerco di fare rumore col bastone cerco di attirarli uno dei due, sperando uno dei due e non tutte e due, e cercare di accopparne uno alla volta, perché non sappiamo quanto sono potenti effettivamente. Allora faccio questo rumore con il metallo e uno dei due si gira, viene verso di noi, e Clifford dall'altra parte, appena si avvicina, bam, gli dà un colpo secco sulla nuca e lo atterra, e si vedono appunto due fili scoperti che sono stati distrutti, e probabilmente è andato in stand by in maniera abbastanza violenta, se vogliamo dire, però efficace, quindi bene così. Proviamo a fare la stessa cosa con l'altro, 4-4-1, perfetto, quindi anche lui lo riusciamo ad attirare e gli diamo un'altra coppata, e anche questo va giù, quindi fortunatamente il piano sta funzionando. Adesso abbiamo praticamente via libera, abbiamo questo grosso portone davanti a noi fatto di metallo come se fosse appunto il cavo di una banca, e quello che sembra essere un lucchetto, un passo, qualcosa del genere al fianco della porta, e la porta che in realtà è semi aperta, quindi in realtà non c'è neanche bisogno di usare il pass, anche perché lo prendiamo dai due robottoni. E allora proviamo a tirare, facciamo una prova di forza, io tirerò solo 2 di 6 perché non sono forte, sono agile, e proviamo a vedere se riesco a farlo assieme a Clifford. La difficoltà è 4. Ce la faccio, alla grande, sono 5-6, quindi riusciamo ad aprire il portone, il giusto che basta, giusto per passare noi due così di striscio, proprio sottili sottili, e per evitare di destare sospetti. Una volta all'interno di questo laboratorio, appunto, ci troviamo con una serie infinita di computer, cavi, gingilli vari, un altro robot che sembra pattugliare qualcosa in fondo alla stanza, praticamente immaginatevelo come un corridoio lungo, e un'altra persona che sta premendo vari tasti. Allora, a sto punto non abbiamo granché da perdere, io chiedo a Clifford, magari sottovoce, il più sottovoce possibile, tipo, avviciniamoci, vediamo cosa succede. Clifford fa, va bene, ok, fai strada. Allora io dico, ma devo fare strada io? Dice, dai, non perdere tempo. Ok, allora vado, mi spinge un po' Clifford, perché giustamente non è che faccia questo di mestiere, però comunque vado e piano piano scattaioliamo. Vediamo se effettivamente riusciamo a farlo in maniera silenziosa. La difficoltà è 5, proviamo a vedere se riusciamo. No, non riusciamo. Non riusciamo. Ho fatto 3-3-1 e quindi non bene. Camminando appunto tra i vari fili, ne stacco uno per sbaglio, tirandolo con il bastone di ferro e facendo partire delle scintille dai computer. Ovviamente i due si attivano, il robot viene verso di noi e ci punta una pistola, un fucile, diciamo, un fucile al plasma, e fa con una voce piuttosto robotica rispetto a quella che abbiamo già incontrato nei droidi precedenti, e mi fa uscite fuori, no? Così, con questa voce un po' metallica, intrusi, così, uscite fuori, intrusi. Lascio Clifford un attimo da parte, esco solo io con le mani alzate. Tipo, io sono Eric Flynn, non sparate, sono venuto qua a chiedere informazioni, facciamo così. Mi guarda e attende istruzioni dall'uomo che c'è dall'altra parte. Quest'uomo si avvicina piano piano a me e lo vedo in faccia finalmente, perché c'erano un po' di ombre che nascondevano un po' il suo volto, e vedo quest'uomo piuttosto anziano, mezzo robot, quindi è mezzo umano ma è anche mezzo robot, facciamo che è un mezzo cyborg, così, non so, una roba del genere, mi piace come cosa, un po' vecchietto così, però con la faccia da intelligente, quindi sembra più uno scienziato, no? Una faccia da scienziato, però mezzo smontato da parti bioniche, e mi fa, e tu chi saresti, ragazzo? Sei un intruso? Sei una spia? Uccidilo. E poco prima che mi spara, facciamo che tipo un colpo parte dalla pistola di Clifford e fa volare via il fucile di questo cyborg. Allora io approfitto, prendo la mia spada, che in realtà non è altro che un tubo di metallo, e provo a darci dentro, insomma, provo a bastonarlo fino a quando non va giù. La difficoltà è 5. Sono in preda al panico, quindi utilizzerò l'agilità al posto della forza, quindi tirerò 3 dadi da 6. Mamma mia, oggi dadi, eh. Comunque, niente, non riesco. Ho fatto 1, 2, 3.
Quindi colpendolo mi rimbalza tipo il bastone sulla faccia, mi faccio malissimo, quindi ho perso 2 punti resolve, me ne manca solo uno e poi sono fuori scena. Clifford esce rapidamente dal suo nascondiglio e cerca di arrestare, diciamo, il vecchio mezzo cyborg, dicendo: ah, sei in arresto per attività illecite, bisognerà mettere una richiesta da parte del sindaco per verificare cosa stavate facendo qui, però nel frattempo sei in custodia cautelare, eccetera eccetera. Mentre lui parla con questo vecchio, io, sfregandomi ancora un po' la testa dalla botta di prima, lascio l'arma e cerco di capire cosa stava facendo il vecchio, quindi dall'altra parte del suo laboratorio, e indago nella mia ignoranza per capire cosa stava facendo. Mi avvicino e vedo tra i vari bottoni premuti, non tocco nulla perché potrei causare effettivi danni, e poi siamo in una centrale di accelerazione di particelle, potrebbe tranquillamente saltare in aria, però sta di fatto che noto degli appunti, e tra degli appunti, post-it, eccetera eccetera, ci sono vari test. Facciamo che vedo queste cose qua. Quindi ci sono dei vari test fatti e parlano tutti di un loop, effettivamente. E vedo appunto varie cose fino a quando appunto non arrivo a questo tubo, una cella praticamente, con dentro un cubo molto luminoso, facciamo una cosa del genere, sottoposto a grande carica elettrica, quindi vedo proprio tipo dei flussi elettrici che bombardano questo cubo. Il vecchio si gira, sembra che sia riuscito a strapparsi le manette, spinge Clifford e si gira verso di me gridandomi: no, tu non sai quello che stai facendo, vattene via da lì, allontanati, no, altrimenti rovinerai tutto il flusso, tutti gli anni del mio lavoro per cercare di creare il loop perfetto, dico, via da lì. E quindi io, preso un po' dal panico, tiro fuori la pistola e lo punto, come per dire: in che senso il loop? Spiegati meglio, ho bisogno di più informazioni, questo qua è quello che crea il loop e io sono l'unico a ricordarmelo assieme a te, no? Puntandogli la pistola, dammi più informazioni, tu sei un moscerino, non vale nulla, non vale le mie spiegazioni, ora andate via, avete rovinato tutto. tutto arrabbiata, altrimenti sarò costretto a prendere provvedimenti, no? E io gli dico: che tipo di provvedimenti? E Clifford tipo si rialza un attimo scombussolato e tipo: vecchio, sei nei guai, sai cosa capita a quelli che interferiscono con la legge? E allora tipo il tizio, facciamo che preme qualcosa sul suo braccio e arrivano tipo dei droni con dei laser, facciamo così, molto più scena importante, arrivano dei droni con dei laser che puntano me e Clifford e ci minaccia dicendoci: se non me la date immediatamente vi friggo come delle patatine. Allora io per istinto punto al cubo, cercando di sparargli, però non gli sparo, cioè proprio punto e basta. E il vecchio è completamente impanicato e dice: no, fermo, 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 possiamo parlarne. Dice: ah, adesso possiamo parlarne, ok, dimmi che cosa sai di questo cubo, che cosa stai facendo qui. Tipo, degli esperimenti, lui risponde, degli esperimenti sul tempo, voglio provare a tornare indietro nel tempo. Solo che ci sono state delle difficoltà tecniche e ho creato invece un loop. E io non ho idea di come tu faccia a ricordarti queste cose o a sapere in generale queste cose. Io sparo a questa cosa, il loop finisce e sì, però non so quali siano le conseguenze e probabilmente scoppierà tutto e non credo che ci sarà altra forma di vita su questo isolotto, su questa città, ok? Quindi non te lo consiglio. Impertinente, no? Fa così, proprio da vecchio cattivo. Facciamo così: se il risultato è pari, Eric spara; se il risultato è dispari, Eric non spara. E finiamo un po' questa one shot in questo modo, per insomma, per mettere un po' di pathos, un po' di pepe, no? Un po' di pepe. Quindi dado e vediamo che cosa succede. Ricordatevi, pari è il colpo, dispari non spara. E 3. Dispari, quindi non spara. Chiudiamo un attimo questo finale con questa informazione. Eric capisce che non può fare nulla e se spara effettivamente a questo cubo non sa quali sono le conseguenze, quindi magari davvero crea un danno incredibile. Quindi rimette la pistola al suo posto. E quindi magari, cioè, sì, facciamo che la metta al suo posto, quindi se la mette in tasca dove ce l'aveva prima,
E tipo, d'accordo, allora non toccherò nient'altro, però io voglio uscire da questo loop. Faccio cenno alla testa, con la testa, a Clifford. Clifford spara al vecchio, il vecchio cade a terra, tutti i droni vengono come se si spegnessero, quindi è come se li controllasse lui mentalmente in qualche modo, però non lo uccide. Quindi lo ferisce semplicemente ed è accasciato al suolo. Lo arresta e andiamo con lui, lo portiamo tipo in centrale e via discorrendo. Però ad ogni modo c'è un tasto proprio on-off, proprio da cartone animato con una leva grossa così, che tiriamo semplicemente giù e la centrale, così come è nato questo laboratorio, si spegne assieme a questo cubo. E quindi in questo modo il loop è risolto. Ma c'è un ma. Quando torno indietro all'Upper Bar, la strage è già avvenuta e non posso fare altro che continuare la vita, come dire, continuare la vita di Eric, sapendo che poteva tornare ancora indietro, ancora una volta con un loop, per cercare di salvare Sara e tutti i suoi clienti. Però Eric ha deciso così, e quindi in un certo qual modo salva il mondo perché non è più incastrato in un loop temporale, ma ha pagato questa scelta a caro prezzo. Abbiamo finito anche oggi questa sessione, abbiamo finito questa storia, diciamo la prima stagione, se vogliamo, se vi piace questa cosa magari la possiamo portare avanti per una seconda stagione, magari se mi vengono altre mente delle idee carine che potrei applicare a questa storia, o magari sempre nello stesso universo, possiamo farci un pensiero. Comunque spero vivamente vi sia piaciuto questo video e questa storia così inventata anche un po' sul momento. Ci sono alcuni pezzi che magari ho pensato un pochettino prima di iniziare la sessione, iniziare il gioco, però poi il resto si è evoluto un po' man mano da sé. E quindi è molto 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 divertente cercare di accrocchiare questa storia assieme per dargli un senso e tirare giù qualche colpo di scena. Ovviamente questa è una one shot, è qualcosa di estremamente piccolo rispetto a altro che potete trovare su YouTube di ore e ore, però mi piaceva provare questa cosa, volevo provare quest'idea e niente, io mi sono divertito un sacco a fare tutta questa storia, a costruire tutta questa storia, a giocarla con voi, a presentarvela nel mio canale. Io vi ringrazio infinitamente di essere rimasti qui con me fino alla fine del video e vi invito di iscrivervi così che i prossimi video, le prossime avventure non ve le potete perdere e noi come sempre ci vediamo davanti al fuoco. A presto, ciao! Quanto sembro John Wick, forse il fratello o il cugino, quello che ripara i computer, no? John Brick, sono John Brick. Sembro un sacco John Brick così. Dio santo.